un mega classico, ma in genere ne ascolteremo tanti di mega classici, praticamente solo quello, e Sly and the Family Stone, Family Affair. Tanto per augurarci buon viaggio, io a voi, io a Valerio, e io e Valerio a voi, voi a noi, così. E perciò Sly and the Family Stone si fa per cominciare, per partire. Diana Ross, la sua leggendaria Upside Down, ma stavolta c'è Eminem che la insidia, se Valerio ce la dà. Sembra incredibile, ma è vero, nel senso, una canzone che sarebbe comunque diventata fra le più iconiche, più conosciute di un intero decennio, in realtà non fu mai un singolo, non fu mai suonata dalle radio, perché la Philadelphia International, Gamble & Huff, produttori, discografici, decisero così. Ma ecco, voglio dire, già le note che abbiamo in sottofondo ci fanno capire che stiamo per partire bene, con una roba grossa, con una roba fantastica, e secondo me una delle performance vocali del secolo. Dai, gustatevela, buona serata con Frank Shack. A partire proprio da una cosa che a me mi fa proprio venire l'agitazione, spero che insomma abbia, sortisca questo effetto anche su di voi. Earth, Wind & Fire, in Europa nessuno li conosceva, per la prima volta nelle charts europee e inglesi nella fattispecie, proprio con questa Saturday Night. Non è sabato notte, ma va bene lo stesso. Dai, George Benson, una sua rivisitazione live di una canzone che risaliva alla decade precedente, fantastica naturalmente, dai, gustatela. E Valerio Funghi che sta proprio appunto per farci partire la prima cosa, una cosa di una classe che come poche altre, Gwen Guthrie e la sua bella Ain't Nothing But the, Nothing Going On But The Rent, per così, per scaldare i motori, ok? Gustatela, a dopo. Perciò questo, io sento sotto degli archi che era un come si dice, arrangiatore di archi, che secondo me era fantastico, si chiamava Gene Page, a disposizione del maestro, naturalmente, di Berg White, maestro, lo chiamavano il suo entourage, i suoi orchestrali, Music Maestro Please, si chiamava anche un suo album. Eccolo, tanto per partire con il piede giusto, buon ascolto, buon proseguimento, questa è Funk Shack, Orbetello. Questo suo classico si chiamava I Can't Leave You Alone, non riesco a lasciarti in pace, non riesco a mollarti, fu uno stratosferico successo discografico nel 1975, credo, siamo veramente nella preistoria. Gustatevelo, gustatevi Funk Shack. Si chiamavano Kool & The Gang, questa è la loro Too Hot, e perciò state con noi, una bella mezz'oretta di musica, si chiama Funk Shack. Però di una grossa caratura, erano inglesi, erano tre, si chiamavano Imagination, ma questa dai, sì, questa sì, questa anch'io, ci ho lavorato anche con questa. Dai, ecco, pensate, che ben comincia è a metà opera, e perciò speriamo che... Abbiamo degli ospiti, abbiamo degli amici molto simpatici, abbiamo un DJ che viene anche lui a suonarci una cosa, insomma state dove siete perché secondo me ne vale la pena. Buon ascolto, questa è Funk Shack, Orbetello. Qui siamo al disco funk di fine anni 70, si chiamavano Radio, di Ray Parker Jr., e questa era la loro Everybody Up, It's Time to Party Now, che vuol dire tutti in piedi, ora inizia la festa, è un po' più o meno insomma lo state of mind, no? Il coso è la sua Got to Give It Up. Questa è una cosa che avresti potuto usare tu per le tue sfide, poi dopo ne parliamo un attimo, Valerio, perché ormai me l'hai presa questa cosa, sfide, questa cosetta a fare il Williams e a Ticker gli è costata 5 milioni. Finalmente ti sento anche Sister Sledge per partire con un loro classico, Pretty Baby. Dai, buon ascolto. Un fratto mi diceva Valerio che partiamo un po', ecco, con una marcia un pochino rallentata, una cosa di gran classe, un personaggio che tutti compiangiamo tantissimo, naturalmente la diva della disco music, che in realtà molto 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 di più, cantante con i coglioni che veniva dall'ambiente gospel, si chiamava Sylvester, purtroppo non c'è più, questa era una delle sue cose più morbide, si chiamava Attrazione Reciproca. Buon Funk Shack. Un altro senso con la musica che invece è questa qua, che non è certo strimpellata da noi con la chitarra, un'orchestrazione di classe, perché dietro c'era la Love Unlimited Orchestra, niente poco di meno che. Loro erano le Love Unlimited, questa era High Step and Hip Dress and Fella, e questo è Funk Shack, buon ascolto. Questa è una signora canzone che ebbe un fantastico successo mondiale nel 1975, mi sembra di ricordare,
si chiamava Why Can't We Live Together, perché non possiamo vivere assieme, era Timmy Thomas. In realtà questa era proprio l'etichetta regina del sound di Miami, del TK Sound, però lui in realtà non era neanche di Miami, era credo indiana, è ancora vivo e vegeto e ancora oggi tutto. Tra l'altro ricordo una cover di Sade di questa qua, se non sbaglio, proprio esatto, nel, uno dei singoli del primo album. Perché non possiamo vivere assieme? Qui la bella musica c'è, l'atmosfera anche, state con noi. 45 minuti di bella musica e di un po' di chiacchiere. Buon ascolto. Eravamo a cavallo fra il 79 e l'80. E forse non hai idea, immaginati la Londra di allora, nei pub, nelle cose, cominciava a echeggiare da tutte le parti questa cosa, e ti giuro che nel giro di poco fu isteria collettiva. Era il primo album di Michael Jackson prodotto da Quincy Jones, si chiamava Off the Wall, e questo era il singolo che lo presentava al mondo, si chiamava Don't Stop Till You Get Enough, e che vuol dire non fermarti fino a che non è abbastanza, cosa che intendiamo fare anche noi questa sera. Funk Shack, buon ascolto. Mi ricordo che lo pagai forse 7.900 lire. Madonna, ti ricordi? Mi ricordo forse, perché... però insomma fu un bel acquisto. Io proporrei di farlo subito ascoltare. Loro erano The Brother Johnson con Stomp. Intanto la musica quella non manca mai. Partiamo con il sound di Miami, TK Sound, il nome dell'etichetta discografica, produzione KC and the Sunshine Band. Avevano tanti di quei pezzi forti che non sapevano più a chi rifilarli, a George McRae, a Gwen McRae, a Jimmy Bohorn, e questa è proprio una che si chiamava Dance Across the Floor a Funk Shack. Buon ascolto! Un classico di Burt Bacharach, tante versioni, 100.000, l'ha cantata chiunque questa canzone. Questa nella fattispecie fu una versione che ebbe molto successo, cos'era, fine anni 80, Sibyl, Walk On By. Lei è Lady Soul, Aretha Franklin, lui era, purtroppo dobbiamo parlare al passato, George Michael, a un certo punto sotto l'occhio vigile di Nevada Michael Walden, che produceva il tutto, ci regalarono una roba insieme, una perla insieme. Valerio in sala macchine ce la sta facendo partire, perciò io vi auguro questi bei 40 minuti di musica, di quattro chiacchiere, insomma, l'atmosfera, sapete, se siete così carini da seguirci sul nostro canale YouTube o su Mixcloud, sapete di che si tratta. Tutto ci manca, pure la terra da sottopiedi fangosa, ma non di certo la buona musica. A fra poco, buon ascolto, questo è Funk Shop, questi sono George Michael e Aretha Franklin. Questa sera apriamo con Yvonne Elliman, una canzone che, vi devo dire la verità, io ho amato molto, molto, molto. Si chiamava Pene d'amore, e proprio di quello si trattava quando io ho amato questa canzone, di pene amorose. La riascolto volentieri assieme a voi. Buon ascolto con Funk Shack. Intanto, la cosa che ascoltate era un duo di cantanti di colore, però erano olandesi, si chiamavano Say When. E ora facciamo una cosa, una piccola sfida la faccio io, Vale. Sì. Ditemi se questa canzone, che si chiamava Save Me, era bellissima, se per caso vi ricorda qualcosa, eh? Ditemi se vi ricorda qualcosa. Funk Shack, buon ascolto! E non ci smentiamo di sicuro con la prima cosa che ascoltiamo stasera, no? Sam and Dave, la leggenda dell'R&B. Hold on, I'm coming, tieni duro, sto arrivando. E arriva la grande musica di Funk Shack, gustatevela. Si chiamava The Lazy, e questa era una sua cosa che si chiamava Hideaway. La musica, naturalmente, discutiamo su tutto, cari miei, ma non sulla musica stratosferica che si ascolta a Funk Shack, vero Marta? Che ne pensi? E perciò, buon ascolto, buona serata e buon divertimento con l'ultima puntata stagionale di Funk Shack. Fatti conto che lo riascoltiamo come una cosa estremamente piacevole, no? Un classico di Donna Summer, che diceva, se ci riascoltiamo, ritiriamo fuori l'album I Remember Yesterday. Una canzone appunto che parlava, senti il suono, suono un po' swing, l'omaggio alle big band americane. In realtà stava per succedere proprio una rivoluzione, capito? Questa canzone preannunciava una rivoluzione, e dopo ti racconto qual era, naturalmente, uno dei tanti classici di Donna Summer, scritto, prodotto da Giorgio Moroder. Eccola, questo primo album molto bello che conteneva una canzone, tra l'altro, veramente, veramente pazzesca, con la quale questa sera iniziamo. Erano Charles and Eddie, e questo era il loro Would I Lie to You, e questo è Funk Shack. E buon ascolto.
fantastica, Jermaine Stewart, e un suo classico, un numero uno mondiale, che si chiamava proprio così, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Questo è Funk Shack, buon ascolto. Energetic la ricorda, Valerio sicuramente sì. Non ne so abbiamo, se ne te... abbiamo. Non so se te... Che periodo eravamo qua? 89? Sì, allora sì. Igor Energetic DJ dice che era texano, arrivava da San Antonio, voce bellissima, si chiamava Sydney Youngblood. Con questa fece un botto pazzesco, però non dimmi che dico sempre le stesse cose. Ma che caso l'ha più sentito poi questo? Vabbè, ma almeno è vivo? Credo. È ancora vivo, confermo. Va bene. È ancora in attività. Buon ascolto, questo è Funk Shack. Dammela pure, Valerio. Vuol dire chi ci ferma, insomma. Eravamo a Philadelphia, loro erano Mac Fadden and Whitehead. E perciò, questo è Funk Shack, buon ascolto. Non leggendaria. Di più, perciò, Funk Shack questa sera inizia con un bel... Soul Classic. E che Soul Classic? I Temptations nella formazione storica che siamo quelli per che stiamo per ascoltare noi, partendo proprio con un bel Soul Classic. I know you wanna leave me, but I refuse. Soul Classic. E Unpeebles per aprire le danze. I can't stand the rain against my window. Certo, con questi pianoforti minori, con queste battute lente. Esatto. Effettivamente. Comunque il pezzo è molto bello, molto importante, lento, e si tratta di... Beh, Body Talk dell'Imagination. Benvenuti a Funk Shack. Andiamo! Perciò diciamo poco soul, ma tanto, tanto classic. Classic. E guarda che c'è una cosa misteriosa, un aneddoto nella in questa bella chitarra che ho in sottofondo. Era il 1973, un grosso successo mondiale. Tra l'altro stavolta ti dico anche la posizione precisa nelle classifiche italiane, numero 5. Per questa... Mamma mia, quanto ci sei mancato, Daniele. Giuseppe, te non le sapevi tutte queste cose. Con quella cuffie che si chiamava la Hit Parade italiana a quei tempi. Ma io buon dico ascolto, più questo è Funk Shack. E che classic. Buon ascolto. E no, qui eravamo già al vinile e perciò noi partiamo con il nostro Contemporary Classic. Che inizia proprio con tre divine degli albori della musica dance, le nostre Disco Divas. In arrivo. Disco Divas. Un fil, un trade union per arrivare alla nuova puntata è proprio la cosa di apertura che è, cazzo se non è un disco classic. Sta arrivando. Disco Classic. Il nostro Contemporary Classic per iniziare. Buon ascolto. Contemporary Classic. Iniziamo il remix del nostro Andrea di Love's Theme, tema d'amore di Love Unlimited Orchestra. Questo è Funk Shack, buon ascolto. Disco Classic. Che fece un singolo per cominciare, ma non cominciò mica tanto bene. Non è tanto salvo bene. Che invece adesso è una canzone che tutti conosciamo. Amatura. Per partire, il nostro Soul Classic. Soul Classic. Parliamo delle Ronettes, un fantastico soul classic con il quale iniziamo Funk Shack questa sera. Buon ascolto! Soul Classic. Oh,
un gruppo colossale, un gruppo che tutti conosciamo, l'abbiamo già ascoltato, ne abbiamo parlato. Senti la chitarra killer, già da questa si capisce di chi stiamo parlando. Sono gli Chic, ma stavolta rimaneggiati da un gigante della console, da Dimitri from Paris. Questa è la loro, le campane tubolari credo che stanno arrivando, che annunciano la loro classica I Want Your Love. Gli Chic a Funk Shack per la prima puntata della stagione numero 5. Buona musica, buon ascolto, a fra poco. E l'ultimo, non primo, l'ultimo record in ordine cronologico è legato a questa cosa, che è un mashup fantastico di due suoi classici realizzati a suo tempo con Nile Rodgers e gli Chic, Upside Down e I'm Coming Out, in versione remix ritoccata, rimaneggiata da Eric Cooper. Vedi che si diceva la volta scorsa, Dimitri from Paris non tocca la batteria, senti che tutti gli altri, chiunque altro, la prima cosa che fanno, tolgono subito la ritmica e ne mettono una nuova. E, numero uno nelle dance, nelle classifiche dance, si chiamano Dance Club, le classifiche dance americane, e il record è legato proprio a questa cosa qua. Intanto gustatevela, perché è una partenza fulmicolore per questa puntata di Funk Shack, e buona musica, buon Funk Shack, a fra poco. Una bella roba, si chiamavano Crown Heights Affair, è un quartiere di New York, un po' come se in italiano un gruppo si chiamasse, che so, una roba, Prima Valle, una roba dei Parioli. Crown Heights Affair, questa si chiamava You Give Me Love, è una partenza bella 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 tosta, bella 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 adrenalinica, carica, per questa nuova puntata di Funk Shack. Fra poco. Pensa che lui era un po' un comprimario in questo disco, era l'ospite della star. Poi la star non ci ha più telefonato. Non abbiamo più avuto notizie. E lui di è diventato una star davvero. È Seal naturalmente, a quei tempi con Adamski, e la cosa che si chiama Killer, per una partenza bella bella bella, pomposa, bella pompante, bella tosta. Buon Funk Shack, fra poco. Si chiamava Billy Ocean, una cosa molto allegra, molto carina, secondo me che sta bene per aprire. Si chiamava Stay the Night. Qui eravamo a cavallo, non a mettello, ma a cavallo. A cavallo. Tra gli anni 70 già e 80. E lui ci regalò 3-4 cose veramente notevoli. Questa era una delle quali. Perciò, buon Funk Shack, a fra poco. Più sul pop. Sul pop. E infatti ci sono tre autori bianchi, tre autori fratelli, tre autori leggendari che per lei nell'82 scrissero questa meraviglia. Heartbreaker, avrete capito che stiamo parlando di Dionne Warwick, e chi ben comincia è metà opera, insomma noi siamo veramente anche più là di metà opera. Buon Funk Shack, fra poco. Niente del genere con cui cominciamo questa sera, Funk Shack. Nini Cherry e la sua leggendaria Buffalo Stance. Buon ascolto. Ma a un certo punto lei dice: io adesso voglio fare una cosa un po' così, un po' frivoletta, un pochino così. Ma eccetera. Davvero? E ci riuscì alla grande con questa. Questa è Eartha Kitt per iniziare questo Funk Shack. Fra poco. Io non ho più voce. Bene. Perciò intanto la musica. E poi parliamo delle tue cose buone e sane. Funk Shack intanto questa sera. Area di festa inizia con Marvin Gaye e la sua Got to Give It Up. Buon Funk Shack. Senti con cosa. A proposito di femminile, partiamo con una formazione femminile gagliardissima. Erano quattro signore, quattro sorelle, Dammele, Kathy, Joni, Kim e Debbie. Debbie, che me la ricordo sempre. Sister Slay. Sister Slay, c'era la loro Lost in Music. Siamo perduti, siamo persi nella musica, che è un po' una cosa in cui tutti ci... un titolo in cui tutti ci riconosciamo. Buon Funk Shack, fra poco. Lo dico subito, cercate di indovinare nella durata della canzone. Questa canzone è la più ad aver raggiunto il numero uno delle classifiche americane. La canzone più qualcosa ad aver raggiunto il numero. Ci si arriva ad intuito ascoltando la canzone, che è un classico di Morris Williams and the Zodiacs, e si chiama Stay. Mitici, leggendari Four Tops, la loro Loco in Acapulco. Buon Funk Shack. E allora, bella musica naturalmente c'è anche stasera, c'è. E senti che roba con cui partiamo. C'era Barry White,
che dirigeva un'orchestra che si chiamava Love Unlimited Orchestra, e c'erano Love Unlimited Orchestra suonavano per tre signore che si chiamavano Love Unlimited, e questo è un loro successo che si chiama I'm So Glad I'm a Woman. Bon Fan Chuck. Partiamo con la musica. E ti piace vincere facile con una partenza così. Mary J. Blige e la sua Family Affair. Era una cosa veramente mamma bella mia, veramente bella, gagliata bella, bella. Buon Fan Chuck. Secondo me partiamo con un classico, perché i classici sono l'unica cosa che non manca. Si chiamava, si chiama ancora e via, viva, via. Gloria Gaynor, il suo primo grande hit, Never Can Say Goodbye. Un successo furibondo, naturalmente, di quelli epocali, ma la Ross era avvezzo a questo tipo di cose, perciò vedi che sembra che partiamo con questa atmosfera da un po' da puttanieri, però invece poi invece solo l'atmosfera musicale. Dana Ross, Love and Cover, buon Fan Chuck. E è una cosa fantastica che il funk di Fan Chuck ce l'ha già nel titolo. Si chiamava infatti proprio così, titolo un pochino maliziosetto, maliziosettino. Do you wanna funk? Se non era per la N, se non era per la siamo N. Lì. Buon Fan Chuck. E naturalmente era giovanissimo, era un adolescente in fregola quando cantava questa fantastica cosa che si chiamava I Was Made to Love. Stevie Wonder, la leggenda Motown, per aprire questa nuova puntata di Fan Chuck. Buon ascolto. Yeah. Ladies and gentlemen, this is Fan Chuck. Music